Spesso ci capita di viaggiare e di visitare posti naturali e purtroppo, spesso, o quasi sempre, ci capita di trovare della spazzatura. Guarda, Questi sono gli incivili in questa bellezza di la posto. plastica là Guarda, dentro. l'alluminio bruciato delle lattine, ma che schifo. Sì, perché pezzi di plastica, la sedia lì. Siamo scese alla spiaggia, stiamo andando, eccola lì. Mentre scendiamo, cosa troviamo? Questo? No, vabbè, ma scusami, ma Questo? fai un paio Questo? di mutande. Pure un paio di mutande. Adesso vado a inquadrare anche quelle. Questo, ecco. Bravi, geniali. Parco naturale. No, vabbè, ma non finisce. Cioè, abbiamo anche le posate. Logicamente, guarda qua le posate. Non ci Siamo facciamo fatti. mancare le medicine. Non voglio manco sapere cosa c'è dentro. Un asciugamano se ti vuoi fare il bagno. Ma se ti vuoi fare il bidet, da quello che vedo. Serviettini di vario tipo. E continua, tutto così. Per noi è davvero brutto collegare una cosa brutta a un luogo bello. La spazzatura non dovrebbe esserci in questi posti naturali. Quando ci capita di trovare spazzatura in questi luoghi naturali, quando ci è possibile, cerchiamo di recuperare comunque bottiglie di plastica, buste e qualcos'altro che troviamo in giro, perché il nostro desiderio è quello di lasciare i posti più puliti di come li troviamo e non più sporchi. Quindi comunque il nostro invito è quello di cercare di non inquinare, non lasciate la spazzatura in giro e se la trovate, raccoglietela. È proprio perché amiamo la natura e amiamo lasciare i luoghi più puliti di come li troviamo che abbiamo deciso di partecipare a un progetto che si chiama Un Sacco Pulito. Un Sacco Pulito è un progetto che unisce diversi viaggiatori, nomadi digitali, full timer, youtuber, insomma, chiamateli come volete. Unisce questa comunità di persone in un unico progetto, in un'unica volontà che è quella di, nel nostro piccolo, contribuire a pulire il mondo e a lasciare il mondo un po' più pulito. Al progetto Un Sacco Pulito può partecipare chiunque, non solo i full timer, non solo i viaggiatori, ma davvero chiunque. Vi lasciamo poi in descrizione i riferimenti al sito per sapere come partecipare. Quindi cercheremo noi di iniziare questo progetto, di portarlo al mondo intero, di portarlo anche a voi che ci state guardando, affinché anche voi magari in futuro decidiate di partecipare, anche se non siete dei viaggiatori come noi, anche se magari fate solo un'uscita fuori porta ogni tanto, perché no, potete comunque partecipare. La cosa particolare che abbiamo notato, e comunque ci sono anche degli studi scientifici che certificano questo, è che quando una persona, diciamo incivile, chiamiamola così, arriva in un luogo che è già sporco, è più incentivato a sporcare. Quando invece una persona incivile arriva in un luogo pulito, si fa più remore a sporcare. Quindi la nostra idea è quella di lasciare questi luoghi più puliti possibile, in modo che anche i successivi avventori, magari non civili come noi, siano più incentivati a lasciarlo così piuttosto che a sporcarlo. Ora stiamo andando, siamo a Santa Maria Capua Vetere. C'è un'area camper con un parcheggio molto grande, circondato dal verde, e là dietro, non so se lo vedete, c'è l'anfiteatro romano, ragazzi. Ora vi faccio vedere che cosa c'è proprio qua a ridosso dell'anfiteatro romano. È qualcosa di assurdo. Cioè, ormai il problema della spazzatura è un problema serio, ragazzi. Tira, tira. Guardate anche solo qui. Qua c'è Fazzoletto, una busta da. busta di patatine. Fazzoletti, fazzoletti, di tutto e di più. Ora noi siamo armati. Alessia con la busta di Un Sacco Pulito, faccela vedere. Ta-da! E Molto questo fashion. bastone, facci vedere il bastone come funziona. Fantastico. Andiamo. Eccola qui, è uno. Quella cosa lì per terra. Questi sono tutti con tutte salviette. Salviettina umidificata, che è? Sì, che poi ci sono anche comunque cestini, eh. Sì. Ragazzi, di solito raccolgo anche io, solo che in questo momento stiamo facendo il video e c'è Alessia che fa la raccoglitrice. Di questi bastoni, Ciao.
Ne abbiamo due. Ecco qui quello che c'è dietro l'anfiteatro campano. Una marea di schifezza. Guarda qua. Sì, non sai neanche da dove cominciare. Eh sì. Ah, questa vabbè, aspetta. Cioè, questa è diventata un tutt'uno col terreno. Guarda. Sì, allora, diciamo che i guanti sarebbero meglio. Sì, infatti prossimamente ci muniremo anche di guanti. Perché quelli che avevamo si sono rotti e prenderemo anche i guanti. Solo in un angolino e non abbiamo nemmeno finito. No. Il sacco è già pieno, ragazzi. C'è di tutto. Un poco meglio di prima, qualcosa è rimasto, magari domani finiamo, però è già meglio di prima. Vero? Per un mondo più pulito aderisci anche tu ad un sacco pulito. Dobbiamo fare questo video da settimane e non riusciamo a farlo perché o io non ci sono e quando ci sono abbiamo 3000 cose da fare, eccetera. Adesso Alessia mi sta chiedendo, devo mettere gli occhiali oppure no? Ma perché mi dà fastidio la luce. E allora vai a mettere gli occhiali da sole, dai, facciamo questo video, dai. No, ciao. Spesso quando via... Zac, uno. Non lo farò mai. Viene da ridere. Perché? Dai. Che devo dire? Ma lo sai! Ma perché non hai iniziato tu il discorso? Mi fa partire a me. Non ditemi che non faccio mai parlare Alessia. Non ditelo più! Ma poi questo casino... Non ce la possiamo fare. Ma cosa stai facendo? E niente. Dai, è un video importante e serio, su! Lo so, appunto! 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 Non ce la possiamo fare, ragazzi! Ma poi capite! Ma poi capite perché li faccio sempre solo io i video? Cioè, questo è quello che succede! Silenzio! Cioè, sono settimane lo dobbiamo fare sto video, ce la facciamo! Dai, ciao!